Ciao, sono Bo, JaceBog. Benvenuti in un nuovo fantastico episodio di JaceBog TV. Ragazzi, non vi preoccupate, non è successo niente, lo studio c'è ancora tutto, ma siccome stavo perdendo veramente tanto tempo per editare i video e pubblicarveli, ho detto, questo video me lo commento dalla cabinetta armadio di casa. Quindi iniziamo. Comunque, cosa vedremo in questo video? In questo video iniziamo la mia avventura che ho fatto. Diciamo i giorni, mi sembra dal 14 al 16 agosto, sono stato a Tenerife a trovare i ragazzi di Biofarm Tenerife, che è un club che saluto tantissimo. Ciao, regà. Un'esperienza incredibile, raga, perché in questo viaggio è successo di tutto, partendo dal fatto che sono partito in notturna, fumando, senza dormire, mangiando pochissimo, quindi è stato un viaggio che già ero distrutto nel viaggio. E poi sono successe un sacco di cose. Infatti il video sarà diviso in due puntate, iniziamo a guardarci la prima. Let's go! Ciao, sono Bong, James Bong, benvenuti in un nuovo video di questo fantastico canale YouTube. Per la prima volta andremo a Tenerife assieme. Dove sono in questo momento? In questo momento sono comodamente sdraiato per terra in una zona comunque pulita dell'aeroporto di Barcellona ad aspettare le informazioni per il mio gate. Cosa facciamo? Un paio di giorni per un evento in un club che si chiama Biofarm Tenerife. Allora ragazzi, sono arrivato a Tenerife, praticamente vi ho saltato tutta la parte del viaggio, le solite carrellate di aeroporto e cagate, ce le siamo risparmiate. C'è da dire che mi sembra che c'è il fuso orario, quindi qua siamo un'ora avanti e un'ora indietro, adesso devo capire. In più non ho dormito un cazzo, sull'aereo faceva freddissimo. Però sono nel club, ho fumato un bong di guida buonissimo e qua hanno delle ganje buonissime, quindi tra poco ve le faccio vedere. Andiamo, faccio un giro per il club. Appena arrivati sull'isola, poi vi faccio vedere delle guide, solo che sono sempre più scoppiato. Ho fumato due guide, ho dormito pochissimo. C'è il fuso orario e niente, mangio, ci vediamo dopo. Ma sono i nostri sentimenti? No, no, sono più qua, però aspettiamo il volo. Il nome di quella roccia? Lo scoprono i grani? No, guarda, sì. È che io per pa fare un tempo di volo. Il regalo per dire, io penso che non ho tutto, se non mi piace. Stanno a parte. Della crema bianca, la Oreo, la della crema bianca che c'è negli Oreo, la crema acida. Come avete visto, ero distrutto, cioè veramente avevo gli occhi in tasca, non ce la facevo più, perché nel viaggio avevo preso freddissimo, non avevo dormito e ero arrivato sull'isola con un sacco già di cose da fare, quindi sono partito a fuoco, ho fumato, mangiato, cioè avevo gli occhi chiusi. E allora ho detto andiamo a farci un giro e il pomeriggio siamo andati a farci un giro, mi hanno fatto vedere una spiaggia vulcanica bellissima e poi siamo andati in un laghetto naturale, non so come spiegarlo, praticamente una pozza d'acqua enorme che si crea tra degli scogli che ci sono in mezzo al mare e la vera spiaggia vulcanica. Quindi siamo andati a vedere due o tre giri in giro così.
e vi faccio vedere una spiaggetta bellissima in cui sono stato, guardatela perché è una bomba. Allora raga, praticamente sono in una playa de los Gigantes e, è incredibile perché è una spiaggia nera, cioè c'è la sabbia nera. Adesso da qua è per farvi vedere un attimo appunto il panorama da lontano, per come lo percepisci, però comunque siccome c'è anche il sole che è un pochino al calare, che se c'è tanto sole, essendo contro luce, sembra quasi una spiaggia normale, ma adesso dopo ci mettiamo di sotto, facciamo due passi e vi faccio vedere che è una spiaggia con la sabbia nera, bellissima. Si chiama Charco e il Diavolo, vabbè effettivamente, ma raga è assurdo. È assurdo che sia nera, eh. Ma come mai? Come mai è nera? Perché la bustana è nera, quindi proviene quelle rocce che si sono. Andiamo in cerca di spiagge naturali. Panino che sto per mangiare è veramente stato lo smash burger, l'hamburger più buono che ho mai mangiato nella mia vita. Purtroppo il mio entusiasmo è un po' basso nel video dovuto alla fattanza e alla stanchezza, però veramente super panino. Se vi trovate a Tenerife andatelo a provare perché i ragazzi spaccano tutto, c'è un menù gigantesco, veramente bomba bomba bomba. Proviamo New York style smash hamburger. Io provo, guarda, mi prendo tipo un entrante di le polpette con gorgonzola e porcini e poi mi prendo un panino, penso o cacio e pepe o l'Oklahoma smash che è double bacon, double cheddar e salsa smash. Quanto stanno attaccando? Madonna, giù, Madonna. No, vabbè. Wow. Che cazzo, ma è buonissimo. Disagio notturno vero, perché? Perché guardate cosa succede. Arrivo in hotel tutto stanco, tutto rotto, distrutto, dico mi fumo una bonga, vado a dormire e non c'ho un cazzo di accendino alle 2 di notte. Guardate cosa succede. Raga, è l'una di notte, devo trovare il mio appartamento, che già ci sono entrato prima, ma siccome eravamo di fretta, sono fatto una doccia, sono scappato. Ragazzi, welcome to my duplex. Adesso mi fumo un bong, me ne vado a dormire, ma domani vi faccio vedere un po' questa casa. Ragazzi, screen review velocissima, notturna dall'hotel, mi sto registrando. White Sherbert è White Runs per Sherbert, infatti è White Runs per Sherbert ed è super cremosa, sa di panna acida e... però i fiori sono veramente viola e bianchi durissimi. No! No!
Raga, non ho un accendino. Non ho un accendino. Devo andare a comprare un cazzo di accendino. La solita fortuna James Bond. Vabbè, usciamo di nuovo. Questa giornata non finisce più, veramente. Ho dormito 2 ore ieri notte. Sono partito alle 4:30 da casa. Non finisce più, cioè stavo per andare a dormire, ce l'avevo quasi fatta. Porco, c'ho un accendino. Non ce la faccio più. Cioè, speriamo che sia aperto sto cazzo tabaccaio adesso. È 2:07. Minchia, c'è la decima salita. Il negozio sembra essere aperto. Andiamo, andiamo. 15% già la roba. Che cazzo è questa luce blu? Raga. Voilà. Vieni. Se ne è compiuta. Un mecero. Uno con 30. Grazie. Mecero lo tengo. Mira, una pregunta. Tiene cartas de Pokémon? Cartas de poker si hai? De Pokémon. Ah no, de Pokémon no. Adesso grazie. No, nada, bro. Dale, grazie, grazie. Vabbè, ci stavo a chiedergli le carte dei Pokémon. Ragazzi, accendino preso, succo di frutta per il ritorno preso e si vola. Lo giuro, cioè, dopo aver trovato l'accendino ho pensato, ma magari ce l'hanno le carte Pokémon. Lo spacchettamento notturno ci stava, non dite di no. Minchia, veramente, comunque, cioè, quanto torni ad essere un uomo primitivo nel momento in cui non hai una fiamma a portata di mano nella tua oculo abitativo. Cioè, è incredibile sta roba, torni ad essere un uomo di Neanderthal subito se non c'hai una fiamma. Nemmeno 6 anni di James Bond, siamo io e voi a Tenerife, cioè le Canarie. Sì che vabbè, c'è stato lo scazzo dell'accendino, però raga, alla fine siamo alle Canarie, da soli in una strada, tranquilli, così. Grazie a voi per essere James, cioè grazie a voi che mi fate, mi date la possibilità di essere James Bond. Dai, oh, basta con tutti questi sentimentalismi, oh, fumaci un po', va. Porca di quella madosca. Fumando questa white sherbet finalmente. Domani mattina vi faccio vedere l'appartamento, ora fumo, vi dico di cosa sta questa marijuana e me la vado a dormire perché non ce la faccio più. Molto molto buona, vedete, voglio andare a dormire, raga, gusto intensissimo davvero. Oh. Buongiorno ragazzi, giorno numero 2 a Tenerife. Praticamente questa è il mio appartamento e siccome tutti gli youtuber lo fanno, lo faccio anch'io, vi faccio vedere la casa. Allora, partiamo dal punto più bello, il terrazzo. Terrazzo con vista su altri terrazzi, no vabbè, con vista sul mare, là in fondo si vede il mare. Quel tetto blu che c'è lì davanti a me è il club, praticamente. Voilà. Terrazzo molto bello, sedie per poter stare comodi e o fumare, ombrellone che ieri potevo prenderlo bestemmiato tutto il giorno, poi qua salotto con televisione 32 pollici Samsung, i ragazzi di Discord che sono sempre con me, mi salutate, grazie Moro per il saluto. Voilà. Poi abbiamo cucina,
con Isola. Ovviamente a Tenerife la cucina deve essere per forza con Isola. Poi piano di sotto si va di sotto. Vabbè, cucina raga, dai, devo fare veramente come gli youtuber. Allora, cucina con 1, 2, 3, 4 cassetti. Wow! Qua puoi aprire, puoi anche chiudere. Poi porta di casa, si scende di sotto. Bagno, camera da letto 1, camera da letto 2. Qua solo, terrazza. Torno al piano di sopra, mi preparo, mi faccio una bonghetta, facciamo una strain review del mattino e poi usciamo. Allora ragazzi, proviamoci sta white cherry gelato come prima del giorno. Speriamo che vada tutto bene, che non mi uccida troppo. Vai, poi mi attivo, bisogna uscire di casa. Buona. Porco due raga. Porco due. Porco due, mi ha spaccato tutto. Qua sto la tenda, la telecamera. Oh Madonna, spaccato tutto, niente, ora mi faccio una doccia rapida e esco. Dai, andiamo al club. Niente raga, l'avventura continua nel prossimo video. Io spero che questo video vi sia piaciuto, non vi preoccupate che magari anche facendo la reaction da qui, dalla cabina armadio, faccio in modo che riesco a pubblicare tutti i video uno di fila all'altro e metterci a tempo con quello che sto facendo adesso nella mia vita. E piccolo spoiler, abbiamo aperto un club, andate a seguire Think Different Barcellona. Nei prossimi video, dopo quelli di Tenerife, vi racconterò ancora di più. Comunque finiamo i video di Tenerife, poi ci sono Coppa Cannabica, quella THC Champions Cup, festa in barca con Girl Seeds e poi parliamo un pochino del club. Comunque ci vediamo nei prossimi video, da James Bong è tutto, ricordatevi, chi non stappa non spacca. Bless.